Io sono sempre stato ossessionato da ripetere gli esami in chimica, quindi non avrei grandi motivi di simpatia. Invece trovo che più che strappato pochi anni fa sia stato strappato, perché ha un brio, direi, da spumante proprio, e le storie dei suoi vecchietti, che non trovate in questo libro ma in quelli precedenti, che diventeranno anche una serie televisiva, sono piaciute a tantissimi lettori. Malvagio Pisano non ha neanche 40 anni. Chi ha detto Beato lui? Lui. Ah no, se l'avessi detto tu era grave. No. E chi se no? Beato lui, prego l'imbeccata da Machiavelli. Per inciso io non presento i miei libri, ma voglio dire che credo di essere stato invitato perché con 18 anni, perché di fronte a Malvagio e anche a Machiavelli, che concordo con Marco nel ritenere il più grande giornalista su piazza e anche su strada, c'entro poco, come quei giochi della settimana di mistica cerca dell'intruso, non divaghiamo e torniamo a Malvagio. I vecchietti. Normalmente i gialli di Malvagio sono imperniati su dei personaggi fissi, e questo è abbastanza un classico del giallo, voglio dire, dell'87° distretto a Perry Mason, dei quali lui ogni tanto sembra stufarsi. Siccome hanno molto successo, ogni tanto li lascia lì, e per esempio racconta un giallo storico culinario in cui l'investigatore è Pellegrino Artusi. Qui anche lascia da parte i vecchietti, non la Toscana, Montessori Marittimo è un paese che non esiste, e però è collocabile, anche dopo domande precise all'autore, è collocabile nel nord della Maremma, diciamo tra Livorno e Grosseto, quindi abbastanza lontano dalla sua città, ed è un paese in cui succede pochissimo, in cui tutti si conoscono, e in cui arriva una strana coppia perché sono in due, non perché si accoppino, anzi ci si accoppia pochissimo nei libri di Malvagio, che sono molto maliziosi ma con, come dire, molto pressing e pochi gol. Ma questa è una sua scelta precisa. E io mi sono detto, ma guarda, qui nei primi libri, guarda come bravo questo Malvagio, che cosa mi ricorda in capo giallista. Beh, a me l'arguzia dei vecchietti ricorda un altro autore toscano, ed è uno dei giornalisti, diciamo, della prima ondata, forse più dimenticati, che si chiamava Giuseppe Cerattini, ed era di Aulla, Giuligiana. I suoi due investigatori non erano vecchietti, sì, erano solo due, ed erano, come dire, dei barboni o dei clochard, comunque giravano raccattando cartoni. Credo che Loriano non se lo ricordi. Quasi contemporanei. Sì, va bene. Certo, hanno fatto assieme la terza indipendenza. E si esprimevano, anche l'autore era toscano, e si esprimevano con dei toscanismi molto simili, per freschezza e arguzia, a quelli che usano i vecchietti. Ne ha scritti solo due di gialli, quindi no. Perché faceva anche l'attore e il regista ai tempi dei telefoni bianchi, eccetera. Mi ricorda quello, e se veniamo a Montessori Marittimo, è un libro dove si mangia molto anche, quindi è perfettamente intonato a scrivere, si mangia come scrivi o scrivi come mangi, che poi è uguale, in cui si mangia molto e soprattutto cose pesantissime. Credo che alcuni cinghiali sia una delle più leggere. E perché? Perché a un certo punto c'è una, ovviamente non racconto il mistero, ma in questo paese arriva una coppia formata da un genetista e da una esperta di filologia di archivi, perché quel paese, come ha già detto Negri, è considerato, e non si sa perché, una cucina di Ercoli, insomma è un paese in cui la gente ha tutta una forza fuori dal comune, e questi sono
inviati, diciamo, dal loro dipartimento a cercare di capire il perché, studiando gli alberi genealogici, gli incroci, le parentele, le commistioni, eccetera. A un certo punto nevica, cadono milioni e milioni di fiocchi, questo è il titolo, e il paese resta isolato e c'è un delitto in piena regola. Viene ucciso un'anziana signora che sapeva forse troppo, e qui comincia, dopo un po', si apprezza molto l'intreccio, perché a un certo punto i possibili colpevoli sono almeno 4-5. Sono 4-5, la situazione non è proprio quella del delitto nella camera chiusa, che è un vecchio classico anglosassone, però il delitto in un paese di 4 gatti isolato, in cui l'assassino può essere solo uno che è rimasto isolato nel paese. Quindi, se si tiene conto che non c'è un vero investigatore, c'è un maresciallo dei carabinieri non sveglissimo, e quindi l'investigatore è questo Pier Giorgio Pazzi, aiutato da questa filologa Margherita Castelli fino al colpo di scena, al colpo di scena finale, che arriva nelle ultime pagine ed è anche abbastanza sorprendente, devo dire. E cosa aggiungere? Che questi due personaggi, non so, non ne abbiamo parlato, se lui li lascerà tranquilli per un paio di libri o poi li ripescherà, perché sono un'alternativa ai vecchietti. I vecchietti praticamente rappresentavano una formula troppo di successo. Quello che mi piace di notare è che normalmente quando uno trova un personaggio di successo, su quello insiste fino a che non è più un mito della mucca carolina. Invece lui, devo dire, con spirito sportivo, non cambia stile, ma diciamo che cambia un pochino la formazione. Cambia la squadra, i risultati arrivano lo stesso, e quindi anche per questo, da sportivo più che da giornalista della domenica, devo dire che è bravo. Grazie alla figura di questa presentazione del lavoro di Marco Martacci. Ricordo, oggi lo sanno già, che i libri sono in vendita durante la serata e al termine, gli autori saranno poi lieti di dedicarveli. Non c'è solo Migliori dei Migliori, ma credo che stasera abbiamo anche visto il Mumin, Roberto Dampanini, il libraio finalmente sveglia la sua identità, sul mondo, la prossima per la prima volta alla seconda parte della stagione di Manta Mostri. Mr. Rubin ci ha procurato tutti i romanzi di Mattardi, dai libri di Gianni Mura, in particolare i Migliori dei Migliori, ma ci sono tutti, sono anche quelli dei vecchietti del Bartume. Abbiamo detto scrittura di ora, scrittura sconvolgente, ha detto Gianni Mura, che si abbina perfettamente a Francia Corta Maiolini, che è stato selezionato da Claudio Ricci del Bereato. Durante la gara Claudio si parlerà dopo un secondo del Francia Corta Maiolini, N come mistero, N come Mura, N come non lo so di marittimo, N come Milano, perché Gianni Mura è di Milano e ha letto chiaramente con l'accento milanese, N come Maiolini, abbiamo detto, per cui riprendiamo. Adesso il treno si ferma, fa nuovamente scalo nella base Farnese, si ferma dalle parti di San Secondo, arrivano i triangolini con la spalla corta di San Secondo, accompagnati dagli asparagi. Buon appetito e buona ripresa di cena con